Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre qui nella mia casa in montagna e oggi vi voglio parlare di come si diventa fotografi, citandovi anche un po' quello che è stato il mio percorso iniziale, perché comunque il decidere di aprire partita IVA, iniziare un'attività, soprattutto un'attività come fare il fotografo, fare il videomaker, non è una scelta semplice. Io spesso mi interfaccio con persone che appunto vogliono fare il fotografo, vogliono fare il videomaker perché fanno un lavoro che non gli piace, magari sono dipendenti ma vogliono cambiare vita. Però spesso, nella maggior parte dei casi, sono persone che poi vorrebbero ma non trovano il coraggio di intraprendere questo percorso. Quindi parliamo di questo. Proprio da questo punto di vista, cioè come si diventa fotografi, come si trova, diciamo, il coraggio di diventare fotografi, di avviare un'attività di questo tipo. Siamo qui in montagna, vi dicevo, e magari in questi giorni cioè questa sarà la tipologia di argomento, nel senso argomenti un po' ispirazionali, un po' che possano farvi riflettere, spero che vi piaccia come cosa. Sono argomenti un po' di nicchia, me ne rendo conto perché non sono argomenti interessanti, argomenti che possono interessare a tante persone, ma sono sicuro che quei pochi che guardano i miei video comprendono l'importanza di questi argomenti. E se mi sentite un po' tappato, perché l'aria di montagna inevitabilmente mi sta facendo venire il raffreddore, siamo passati dai 32-33 gradi della città ai 20 circa di qua. E allora ragazzi, nello scorso video abbiamo parlato della questione della libertà, di come il lavoro di fotografi possa renderci liberi dal punto di vista del tempo, dal punto di vista del luogo. Vi ho fatto vedere che sono qui in questa casa in montagna e che comunque, nonostante tutto, continuo a lavorare. Ma parlando del fatto di iniziare a fare il fotografo, intraprendere questa strada, non è semplice. Vi dico, per me sicuramente non è stato semplice, ognuno ha un po' la sua storia. E io ragazzi ho abbandonato il posto fisso nel 2016, quando era nata mia figlia da un anno. Quindi l'ho abbandonato senza nessuna certezza. E non è stata una scelta facile, ma una scelta che mi sono sentito di fare. Infatti, un consiglio è quello di fare le cose senza pensarci troppo, ragazzi, perché la vita è una. Anche facendo l'esempio, che voi direte non c'entra niente, ma in realtà c'entra. Facendo l'esempio del fatto che siamo venuti adesso, abbiamo preso questa casa in affitto in montagna, che ci sto tutto il mese, che comunque abbiamo speso parecchi soldi per questo affitto, probabilmente ci staremo sul lungo termine come seconda casa, eccetera. Ragazzi, allora noi abbiamo preso questa casa e hanno iniziato a dirci, conoscenti, parenti, genitori e quant'altro, hanno iniziato a dirci: ma non c'è il posto auto, ma però non hai la vista sul lago, ma però qui, ma però là, ma non è troppo piccola, ma va bene, ma secondo te, ma trovavi a meno? Ragazzi, io e mia moglie abbiamo preso la casa, l'abbiamo vista, boom, preso, senza pensarci, ragazzi, perché se eravamo ancora qui a pensarci, eravamo ancora qui a scegliere in che casa andare, a risparmiare 50 euro, è meglio questa, è meglio quella, no, perché lui dice questo, quell'altro dice quello, quella ci consiglia quell'altro. Ragazzi, fregatevene del giudizio degli altri e fate quello che vi sentite di fare. Se no, io e mia moglie eravamo ancora lì a scegliere la casa e non ero qui a godermi la passeggiata col cane vicino al lago e quant'altro. Quindi ragazzi, la stessa cosa vale se volete iniziare a fare i fotografi. Che cacchio, licenziatevi, andatevi a aprire la partita IVA, ma cosa potrà mai succedere? Che al massimo risparmiate un po', sarete un po' tirati per qualche mese, ma chi se ne frega, ok ragazzi? Cioè, io ho abbandonato il posto fisso che guadagnavo anche bene. Mia figlia aveva un anno e ero sposato, quindi avevamo una figlia da mantenere, una casa da mantenere, tutto un po'. Nel 2017 ho iniziato a fare matrimoni, nel 2018 ho aperto la partita IVA. E ragazzi, tutti mi erano contro, ma però
la sicurezza, ma c'hai una figlia, ma questo, ma quello, io cosa ho fatto? Non che me ne sono fregato, ragazzi, ma io ho sempre capito che nella vita devo fare quello che mi va di fare senza dare troppo peso al giudizio degli altri, perché se stiamo dietro al giudizio degli altri o se, oddio, ma cosa succederà, non faremo mai niente, ragazzi. E rimanere, cioè il tempo passa e arrivate poi a una certa età che vi rendete conto e dite, cavolo, ma vedi, potevo farlo prima perché adesso è troppo tardi, e poi uno rimane vincolato e tante cose. Quindi ragazzi, se volete iniziare a fare i fotografi, fatelo. Fatelo, non succede niente. Al massimo vi beccate un po' di critiche, è un periodo un po' difficile, ma se siete motivati e se avete le giuste nozioni di marketing, quindi per questo vi consiglio di seguirmi, perché per fare i fotografi e guadagnare bene con la fotografia non basta saper fare belle foto. Sapete che qui su questo canale parliamo della fotografia dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista del business. Qui non si parla di come fare belle foto e di queste cavolate qui, ma si parla di come guadagnare, come trovare clienti, come affrontare il nostro lavoro. Vedete, anche questo argomento è importante, perché se voi continuate a rimandare, a dire ma io vorrei fare il fotografo, ma lo faccio come secondo lavoro, ma vediamo, ma però non posso mollare il lavoro, e chi ve l'ha detto? Cioè ragazzi, si può fare qualunque cosa nella vita. Quindi mi raccomando, pensateci bene, un video molto breve, un video riflettivo. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, continuate a seguirmi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!